Cecità. Cecità è un libro bello. Cecità è un libro strano. Cecità è un libro di appena 270 pagine. Cecità è un libro che ti sa dare tanto, ma che se non lo affronti con il giusto spirito sarà una totale noia. Non lo capirai. Cecità è un capolavoro di Saramago e oggi andremo a parlare proprio di lui. Ciao a tutti, io sono Giulia e oggi parleremo, guarda caso, proprio di Cecità. Partiamo dal presupposto che non vi posso dire semplicemente vi consiglio il libro o non vi consiglio il libro. Perché? Perché se lo affrontate con lo spirito sbagliato non ne trarrete niente, solamente tanta noia, anche semplicemente per lo stile di scrittura di Saramago, che è molto particolare. Quindi il consiglio che posso darvi è: andate in libreria, spulciate le prime 15 pagine. Se dalle prime 15 pagine il romanzo inizierà a darvi qualcosa e vorrete saperne di più, acquistatelo e leggetelo. Non è una lettura da fare su due piedi, non vi spaventate, però è un libro che se lo volete leggere non solamente attenendovi al testo e traendone qualcosa, dovete comunque avere un certo spirito. Il libro mi è stato consigliato sin dalle medie ed effettivamente il momento giusto per leggere Cecità è stato proprio ora. Sinceramente ho fatto bene a non leggerlo prima, perché so che sarei stata semplicemente tentata ad abbandonarlo lì sullo scaffale, come tanti altri libri, mea culpa. Questo libro mi ha generato talmente tanti spunti di riflessione che ho detto: no, ok, fermi tutti, non possono restare solamente a me. Allora, vi parlerò in breve della trama del libro, proprio delle prime cose. In questo video ci saranno degli spoiler, perché comunque andrò a leggervi anche una delle ultime frasi del libro, quindi prendete tutto quanto un po' con le pinze, vedete voi quando e come vederlo. È uno spunto di riflessione, può essere uno spunto di riflessione per chi ha letto il libro, può essere un modo di incuriosirsi per chi non l'ha letto. La storia inizia con quest'uomo che a un certo punto inizia a vedere tutto bianco. Ebbene sì, è stato colpito dalla cecità, ma no, la cecità non è trasmissibile. Tra l'altro è una cecità molto strana, infatti una cecità bianca, mentre solitamente i ciechi vedono del tutto nero. Appunto, questa cecità bianca, un uomo lo aiuta perché lui è in macchina, ferma al semaforo e non parte, quindi tutti quanti iniziano a suonare. Un uomo lo aiuta a tornare a casa proprio perché lui è cieco, urla di essere cieco, e appena tornato a casa va subito dal medico con la moglie. Andato dal medico si rende conto che questa cecità è trasmissibile, nel senso che nel giro di poco molte persone sono state contagiate. Vengono tutti quanti chiusi in quarantena, letteralmente in un ex manicomio, e ci si rende conto dell'alto tasso di contagio proprio di questa cecità. Qua arriva un po' il fulcro, arriva un po' il personaggio principale di cecità, che devo dirvi essere la moglie del medico. Qua ci sarà uno spoiler, ma la moglie serve per capire tutto il romanzo praticamente. La moglie del medico non è cieca. La moglie del medico non è colpita da questa pandemia, inspiegabilmente. Ma la cosa che tra l'altro ci collega molto, questo libro è tremendamente attuale, veramente in una maniera spaventosa, perché la cosa che ci collega molto è proprio il fatto che la moglie voglia stare col marito, quindi si finge cieca, perché nessuno può provare la sua cecità, effettivamente, solamente le sue parole. Quindi lei si finge cieca e si fa portare via col marito in quarantena. Un'altra cosa molto peculiare del libro è il fatto che non ci siano nomi. Ci ho riflettuto molto e ci ho un po' scherzato su questa cosa, ma effettivamente questo libro non ha bisogno di nomi. In questo libro ogni personaggio è unico, ogni personaggio è un tipo a sé stante, e ci si potrà sempre immedesimare in uno di loro. E per questo non servono nomi, non è solamente necessario il ruolo che loro occupano all'interno di questa quarantena e di questa micro società che si va poi successivamente a creare. La donna, nel momento in cui si rende conto di essere l'unica a non essere cieca, è totalmente l'opposto, letteralmente l'opposto, di chi dice perché a me quando capita una disgrazia. La donna quasi si sente in colpa per non essere stata colpita da questa cecità e sente anche un senso di inadeguatezza nei confronti di chi è cieco, cioè tutti quelli che la circondano. Perché? Perché gli altri sono vulnerabili, gli altri si possono solamente fidare, mentre lei li può vedere anche, per esempio, banalmente quando loro sono nudi. Si deve pensare che gli altri ciechi non sanno che la moglie del dottore è cieca, proprio perché diciamo che l'hanno fatto un po' per preservare questa cosa, era principalmente per non diventare l'eterna schiava degli altri, ecco. Però in realtà indirettamente questa donna diventa la guida, diventa come una mamma del gruppo. Perché? Perché comunque guida i ciechi indirettamente.
poi in molti del libro si sente proprio questo senso di disagio. Devo essere sincera, l'ho provato anch'io leggendolo, nei punti per esempio dove si parla dei servizi igienici, dell'igiene, della mancata dignità umana. Si arriva veramente al minimo, si tocca il fondo. Per quanto riguarda il fatto che tutti quanti sono uno ammassato sull'altro, non c'è più nulla, non c'è più pudore, non, davvero più nulla. Cosa che fa molto riflettere, non voglio parlare di pandemia perché penso sia un argomento troppo più grande di me. Però una cosa che fa riflettere è proprio un pezzo del libro dove si parla di come si sia fatta la corsa, non durante la cecità ma in un'altra situazione, la corsa per prendere i soldi nelle banche. E come però di questi soldi poi alla fine effettivamente non siano serviti. Ecco, penso che questo si possa molto ricollegare a quando noi abbiamo saputo che saremmo stati chiusi in casa, che ci andavamo riempiendo di ammuchine e beni di prima necessità quando sapevamo perfettamente che i supermercati non sarebbero stati chiusi e che comunque stando in casa la mucchina non ci sarebbe servita. Esiste una cosa chiamata acqua corrente e sapone e effettivamente è così, però chi non è andato alla ricerca della mucchina? E questo ci fa pensare proprio come nel momento di necessità non si pensi più agli altri, sia tutti quanti eternamente egoisti. Un'altra cosa comunque che fa riflettere è come la donna si senta anche in dovere nei confronti dei ciechi. Lei si sente la mamma, lei si sente responsabile, lei qualunque cosa succeda è l'unica a poter vedere e penso abbia sperato davvero tante volte di svegliarsi e non vedere più. È sempre una cosa brutta da dire, ma effettivamente sarebbe stato l'unico suo modo per essere sollevata da questo enorme incarico, enorme e pesante incarico. Ultimo spunto di riflessione, ma uno dei più grandi penso, ce lo porta l'ultima frase del libro. La frase recita: secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che non vedono, ciechi che pur vedendo, non vedono. Perché? Perché a volte ci fa più comodo far finta di non vedere. Ci fa più comodo far finta di non vedere i problemi. Però penso che la categoria di persone che fa finta di non vedere, fa finta di essere bendato, fa finta di essere cieco, sia una delle peggiori. Perché penso che il miglior modo per affrontare un problema, in generale, è proprio superarlo, pensare alle conseguenze, non cercare di tapparsi gli occhi dicendo sono nascosta, non ci sono, come fanno i bambini, perché effettivamente non ci porterà a una soluzione. Avere degli scheletri nell'armadio non è mai la soluzione giusta. Poi invece la categoria della gente che vede sempre, vede qualunque cosa e devo essere sincera, a volte vedere tutto può risultare pesante perché vedi anche quei minimi comportamenti che magari non avevano niente dietro, però tu vedi, tu ci trovi qualcos'altro. E non è malizia, non è cattiveria, è proprio un modo di essere. Di che vorresti non vedere. Vorresti non vedere, vorresti sperare di svegliarti e prendere il mondo più alla leggera. Ma non puoi, perché? Perché vedi questi problemi ed è nella tua natura vederli. E non puoi negarli. Come al solito ci dovrebbe essere un bilanciamento tra queste due parti. Nel senso, si dovrebbe comunque non essere ciechi di base, però capire dove la nostra vista si deve fermare, ecco. Siamo arrivati alla conclusione delle riflessioni su questo libro. Chiaramente fatemi sapere sempre cosa ne pensate, magari anche ne parliamo in privato se volete comunque fare un po' di discussione, chiaramente non discussione accesa nel senso brutto del termine, però mi piace sempre trovare nuovi spunti per questo libro. Ve lo consiglio, non ve lo consiglio? Giulia, cosa ci dici? Beh, vi dico che dovete vedere, vi dico che questo libro è una cosa veramente molto complessa, non voglio spaventarvi, però non è un libro così, non è un romanzo così. Quindi vi dico semplicemente vedete, vi ha un po' incuriosito questo video? Vi hanno un po' incuriosito le prime 15 pagine? Provateci. Voi andate in libreria semplicemente e leggete le prime 20 pagine. Se già le prime 20 pagine vi fanno accendere quella scintilla, allora provateci. Anche perché appunto lo stile di scrittura di Saramago è una cosa molto particolare. Beh, detto ciò, penso di aver parlato abbastanza. E nulla, io vi lascio. Spero di avervi fatto incuriosire. E ci vediamo alla prossima. Ciao!